one. E signori, il numero uno, the winner is Luca Mainolfi from Naples. Sulla sua lapide scriverebbe: è stato il maggiordomo. Luca, sei un cretino. È sempre lui col candelabro nella stanza da bagno, tipo Coedo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Luca, è il nostro amico del TG5, che no, del TG5, adesso dei Quark. Esatto, ma oh, manca un po' di materiale. Quando è che ce lo rimandi, Luca? Tra un po' preparo una puntata speciale di Quark. Allora signore, io dico una cosa e mi rivolgo a diciamo quelli di Radio Kiss Kiss, la dirigenza di Radio Kiss Kiss, ma mi rivolgo a tutte le radio d'Italia. Luca è un ragazzo abbastanza, secondo me, ha tutti i requisiti, è scemo abbastanza per far parte di un cast radiofonico, sia come autore, che è molto bravo, che anche come che fai, che soffi, stai a correre, Luca? Io? No. Ah, sento. È bravo, perché nessuno lo assume, anche in prova? Ma dategli una chance, che questo è bravo nella realizzazione, è bravo. Mauro, è inutile che fai, no, non è vero niente, questo è più bravo di te, te lo voglio dire. Allora, se qualche radio, io fossi voi di Radio Kiss Kiss non me lo lascerei scappare, però se qualcuno poi è all'ascolto e gli serve un pirla giusto, Luca Mainolfi è il nome contattare. Ma per me sì. Non per è me grave, sì. Per me è bravo. No. Guarda, ci vorrebbe un cast di autori, lui, Iccio da Pavia e Silvio il Milanista. Sì. Senti Luca, che fai adesso di bello nella vita? Allora, ho appena finito di lavorare una catena, un centro commerciale, il contratto era stagionale, quindi ora sono di nuovo a spasso. Farò un po' di riposo, me lo vedo, perché sono stati dei mesi proprio... Non eterno. Ho perso quasi 9 kg per fare questo lavoro, quindi... Ah. Posso darti un suggerimento, Luca? Potresti festeggiare lo scudetto per tutto questo tempo che ti rimane, che non hai nulla da fare. Mauro, Mara non mi fa parlare. Perché Luca è tifoso del Napoli e Mauro si sa che è milanista, capito? Ci accontentiamo. Bravo Luca, complimenti. Ne avrai già 8.000 di gadgets di Radio Kiss Kiss. Sì, infatti, lasciamo perdere. Vabbè, come no, c'è quello nuovo adesso, lo sai? C'è la tazza. C'è la tazza del cesso di con scritto Radio con Kiss Kiss. Con la faccia di Mauro, esatto. No, ti volevo ringraziare per la pubblicità che ci abbiamo mai fatto. Ma vuoi fare come Fiorello l'assegno in bianco? Con me non ti conviene, perché io lo compilo davvero, capito? Lo incassa subito. Vabbè, ringrazio Luca. Ti voglio davvero veramente bene. Un saluto a Stefania. Grazie. Alla mia ragazza che mi sta ascoltando, Brunella. Tu conoscevi Brunella, vero? No, Mauro? Questo è nuovo. Mauro, conoscevo la fidanzata di Giorgio, drogati di Kiss Kiss, ma la sua no. Beh, un attimo. Tu sai che adesso Mauro si sguinzaglia su tutta la rete internet per cercare Brunella. Brunella di Montalcina. Dai, basta di fare ste battute. Ciao Luca, grazie. Ciao ragazzi, un bacio a voi, grazie. Ciao, grazie. Signori, era The Winner, il vincitore della nostra Top Ten. Ora, non c'è bisogno che fai Michael Jackson su ogni rampe dell'History Hits. Signori, questo è Sade con Smooth Operator, grandiosa.